curiosità è la cosa più importante per me, sì. Il piacere di guardare, vedere, conoscere, sapere. Domando, io domando sempre. Adesso mi fanno delle domande, ma non è il mio mestiere, insomma. Il mio mestiere era piuttosto fare le domande. Infatti avevo fortuna anche con le ragazze, perché le ragazze non gli piace se gli parli di te, gli piace se gli parli di loro, no? Questo è il segreto. Se tu ti interessi a loro, hai fatto un grande passo avanti. Con quelli che dicono dobbiamo farle ridere, poi quelli per i quali è tutto facile, perché sono giovani, belli, intraprendenti, ricchi, allora è un altro discorso. Ma quelli medi, come sono io, della medietà, è dura la vita. Conquistare una ragazza era una fatica, madonna. Mi ero innamorato di Valentina Visconti, la più bella di Milano. Innamorato senza speranza. Senza speranza. Io andavo, la seguivo con altre 30, c'era un corteo, quando uscivo da scuola, pigliavo il tram numero 35 e si andava fino a Taliedo, dove c'era il Palazzo del Ghiaccio, e vicino al Palazzo del Ghiaccio c'era un palazzo nuovo, al primo piano, un lungo balcone, lì abitava Valentina. E allora noi stavamo lì, poi tutti se ne andavano, io rimanevo lì come un cretino per sperare di vederla che si affacciava. Questo era il mio amore per Valentino Visconti, che è durato un paio d'anni. Proprio innamorato cotto, insomma. Mi ha regalato una caramella che io ho conservato all'università, insomma. La tenevo in tasca come portafortuna. È bello, quell'amore è bello. Ma lì però sapevo che niente, dovevo soffrire, insomma. Quando è venuto fuori Clark Gable, sì. Tutti a scuola abbiamo detto, ragazzi, che facciamo? C'è Clark Gable, è inutile, non guardiamoci allo specchio. E allora, sai, quando sei ragazzo poi vuoi piacere alle ragazze. Questa è la cosa, no? Non c'è altra. Non è che sogni di diventare un grande matematico o un inventore. Il mio motto era, sarà per un'altra vita. È stata la mia chiave, insomma, la mia formula, perché non ero contento di questo, insomma. Non sarei mai stato un grande musicista, mai un grande filosofo, mai un grande matematico, mai un grande amatore, mai un grande milionario, mai niente, un disastro totale, insomma. Allora ho detto sì, sarà per un'altra vita, vediamo in questo di fare meglio, di darti da fare e di occupare nel modo più gradevole, insomma, questi 40 o 50 anni di vita, pensavo. Siamo arrivati a 90 e questo è un fallimento totale, insomma. Un sbaglio, un errore di prospettiva, un errore enorme, un calcolo sbagliato. Ma siccome non sono un matematico, lo metto in conto della mia poca amicizia con la matematica.